Ciao a tutti, youtuberiani, popolo di YouTube, gente che guarda e scarica video, siete su JamTV e io sono Jam. È da tempo che volevo fare questo video, dedicato a 13 Reasons Why. Non è una delle mie solite, come dire, recensioni o reaction, no. Volevo appunto fare un qualcosa di ibrido, cioè parlarvi della protagonista. Ora stiamo quasi arrivando alla seconda stagione. Io sinceramente non vedo l'ora che arrivi questa seconda stagione per poter fare una vera e propria recensione. Ma oggi non sono qua per fare una recensione, come ho detto, bensì di parlarvi di questa protagonista, che insieme a Clay, appunto, è la protagonista femminile, che è Anna Baker, anzi, forse la vera e propria protagonista della serie, almeno fino alla prima stagione. E volevo dirvi una cosa, anzi, volevo farvi pensare una cosa. Tutti potremmo essere Anna Baker. Perché? Perché Anna Baker comunque non è soltanto un personaggio immaginario, cioè lo è, però potrebbe anche non esserlo. Cioè, la vita di tutti i giorni, soprattutto a scuola, quando voi siete, diciamo, dietro i banchi di scuola, nei corridoi o in qualsiasi posto di un edificio scolastico dove passate 5, 4, 5, 6 ore o delle volte anche di più della vostra giornata, ci potrebbe essere un vostro compagno che sia una sorta di Anna Baker, nel senso una persona bullizzata, diciamo così, si può dire, sì, penso di sì, no? Tutti abbiamo avuto dei problemi a scuola, io penso per questo che tutti possiamo essere potenziali Anna Baker. Cioè, secondo me, raga, questo telefilm dovrebbe, anzi, ma penso che se ne è già parlato, insegnare che comunque il bullismo è male, che comunque le persone bullizzate vanno aiutate, non vanno isolate come spesso accade, diciamo, in ambiti scolastici. Perché comunque aiutare le persone bullizzate, le persone che hanno disagio o quant'altro, non ci rende più meno attraenti, tra virgolette, rispetto agli altri. No. Magari può aiutare la nostra persona a migliorare, aiutare una persona comunque che tutti i giorni viene percossa, viene, diciamo, presa in giro oppure si sente fragile per qualche motivo. Per questo io dico che dovremmo tutti pensare che potrebbe succedere a noi che un giorno facciamo finta, siamo da che siamo al top, perché comunque non tanto nella scuola italiana, per fortuna, ma nella scuola europea e nella scuola americana essere al top è l'ambizione di tutti gli studenti. Se notate la differenza ancora che c'è tra noi e l'America è che da noi non ci sono borse di studio per gli atleti. Non dico sia male sia un bene, dipende dalla giurisdizione, chiamiamola così, scolastica. Cioè, io vorrei che alcune cose fossero come l'America, però se ci pensiamo, l'esaltare, che so, una persona perché gioca bene in uno sport, diciamo, è forte in uno sport, non è un bene. Anzi, fa sì che molte persone, diciamo, che non fanno sport, si sentono magari limitate, si sentono, diciamo, non si sentono al top. Però noi purtroppo viviamo nel mondo dell'immagine, dove sei figo, se sei molto visivo, se sei bravo in uno sport, sei apprezzato, eccetera. Dove una persona, fra virgolette, nerd, non viene cagata. Io vi faccio l'esempio mio, no? Non sono stato, l'ho detto anche in un altro video, sul bullismo, non sono mai stato tanto bullizzato, ho avuto qualche piccolo avvenimento, però tutto sommato ho avuto un'adolescenza molto tranquilla, diciamo, mi ritengo tra i fortunati a cui non rompevano più di tanto le scatole, anzi che quasi mai, tranne qualche volta, ma niente di che. Cioè, non posso ritenermi una persona bullizzata perché fortunatamente non lo sono stato. E che altro, come continuare? Nel senso, cioè, secondo me il bullismo, dicono sì, va placato, va qua, ma non si fa mai un cazzo per questa cosa, non si trova mai una soluzione. E ancora in Italia, per fortuna, non ci sono tanti casi come nel telefilm di 13 Reasons Why. Però potremmo arrivare
Anche in Italia questo, dico anche in Italia perché è una storia comunque vera, perché in America, comunque in Europa, ci sono tanti suicidi perché un ragazzo si sente solo, non si sente protetto dal complesso scolastico, viene, diciamo, emarginato. O una ragazza magari viene etichettata come eroina perché magari non veste secondo la norma, magari mette qualche volta qualche minigonna più, diciamo, più su rispetto alla norma, o si veste in maniera particolare, allora viene etichettata come drogata, come troia o robe del genere. E molto spesso sono le donne a essere causa del bullismo, chiamiamolo intellettuale, cioè di quella forma di bullismo che non prevede l'uso della violenza fisica, ma della violenza psicologica. Quindi per questo io dico, tutti possiamo essere Anna Baker. Quindi, ragazzi, quando, come ho detto prima, vedete una persona in difficoltà a scuola, un bullizzato, aiutatelo, perché potrebbe compiere atti, diciamo, di violenza su se stesso, oppure decidere di farla finita, perché voglio dire, può capitare, perché a 17 anni, 16 anni, a 15, a 18, nell'ambito scolastico, capitano queste cose, capitano magari per un'insufficienza a scuola, capitano perché magari non ti senti figo come gli altri, capitano perché sei grasso, capitano perché hai varie problematiche, capitano soprattutto tante volte anche su persone che hanno dei lievi ritardi, chiamiamoli così, anche se non si dovrebbero chiamare così, insomma, che hanno magari malformazioni o cose del genere, sono più lenti di altri ragazzi a capire, capitano per vari motivi. Per questo, quando vedete un compagno solo, triste, si sente emarginato, che magari vi sembra, magari non ha niente, però magari vi sembra emarginato, andategli a dare un po' di conforto, andategli a chiedere: ma che cos'hai? Andategli a chiedere: perché non stai studiando? Che cosa ti è successo? Perché, diciamo, sei sempre solo e sempre, diciamo, chiuso in te stesso? E denunciate gli atti di bullismo, sia fisici che mentali. Perché, dovreste pensare, no? Che tutti possono essere Anna Baker. Ricordatevi questo. Un saluto. Ci vediamo alla prossima cosa che farò su YouTube. Ciao.